Per Mirabella Imbaccari è una giornata importantissima all'insegna dello sport. Finalmente, dopo tanti anni di oblio, riparte il calcio a Mirabella Imbaccari. Con la nostra ASD Mirabellese, già il primo anno abbiamo centrato l'obiettivo, siamo in C2. A me come primo cittadino e con delega allo sport, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, corre l'obbligo ringraziare la dirigenza,
nella persona del presidente qui presente Giuseppe Berretta, dei nostri ragazzi che hanno buttato il cuore al di là dell'ostacolo quest'anno per ridare luce allo sport mirabellese. Siamo orgogliosi, siamo contenti, il calcio è ripartito. Il prossimo anno speriamo di consegnare il nuovo stadio comunale per formare una. È l'impegno che ha preso la società sportiva di formare una squadra 11. Vogliamo ritornare ai fasti degli anni 80, quando Mirabellese, la Mirabellese, era protagonista nel territorio e non solo. Di questo noi stiamo contento, il mio grazie va a tutti. Va a tutta la comunità mirabellese, ai tifosi che quest'anno hanno seguito la squadra passo dopo passo e lo avete potuto vedere oggi la presenza che abbiamo avuto in tribuna. È stato qualcosa di eccezionale, stiamo vivendo un momento magico a livello sportivo a Mirabella in Baccari e spero che partino le altre tipologie di sport come la pallavolo, la pallacanestro, in modo che Mirabellese sia rappresentata a 360 gradi. Veramente grazie, un grazie di cuore va ai nostri ragazzi e a tutta la dirigenza, perché quest'anno la SD Mirabellese ha messo in campo un'equipe che ci ha fatto sognare. Grazie Presidente, io ti passo la parola e ancora complimenti per il prestigioso risultato raggiunto. Grazie. Grazie Giovanni, devo dire che non ho parole per questa promozione, bellissima soddisfazione, anche perché ricordiamo a tutti che siamo partiti così per di nuovo far ripartire lo sport a Mirabella non più di 8 mesi fa. Quindi in 8 mesi siamo stati in grado di organizzare, all'inizio devo dire che con molti, molti problemi perché venivamo dal calcio a 11, non avevamo mai avuto esperienza del calcio a 5 e pian piano ci siamo fatti spazio in un girone, devo dire, molto impegnativo, dove ha visto la Mirabellese collocarsi al secondo posto. Grazie però alla differenza di 10 punti in più con la terza, siamo matematicamente in G2. Come fanno vedere qua i nostri amici Filippo e Giuseppe, per la matematica differenza di 10 punti in più dalla terza. Devo dire grazie ai giocatori perché abbiamo un vivaio di giocatori di altissimo livello che sono stati molto professionali, sono stati sempre presenti negli allenamenti, noi li abbiamo sempre aiutato e che dire, viva lo sport e viva tutto quello che è accaduto in questi mesi. E dobbiamo dire un grazie molto caloroso agli sponsor perché noi, sia con sponsor che riguardano il nostro territorio che con sponsor che addirittura sono un po' più distanti, che hanno creduto nel nostro progetto, abbiamo affrontato il campionato senza pensieri economici, quindi affrontare una squadra neo entrata nel panorama calcistico del calcio a 5 e non avere problemi economici, quindi avere la possibilità di fare le trasferte tranquillamente, di dare ai giocatori tutto quello che hanno bisogno, è una marcia in più. Grazie ai giocatori, grazie agli sponsor, grazie all'amministrazione comunale che ci è stata vicino. Poco fa ho fatto una battuta, Giovanni, il nostro sindaco, non guardava una partita, forse neanche quella dei mondiali, però ora è stato presente in tutte le partite, si è appassionato, viene con noi nelle trasferte, quindi grazie a tutta l'amministrazione, grazie al sindaco e grazie a tutta la cittadina, perché i nostri tifosi sono stati, devo dire, all'inizio non erano numerosi, ma man mano che il progetto è andato avanti, sono stati sempre più numerosi. Grazie ai tifosi, grazie a Mirabella Imbacari, grazie alla risposta di tutti e sono veramente emozionato e grato a tutto quello che è successo. Grazie. Presidente, ancora complimenti e io chiuderei con un viva la Mirabellese, viva Mirabella Imbaccari e grazie ancora a tutti. Mirabellese, Mirabellese, Mirabellese.